Siamo tornati in diretta dal Pala San Camillo d'Imperia per il secondo tempo fra Blue Orange e i Bassotti. Ricordiamo il risultato della prima frazione di gioco: 2-2, un 2-2 pirotecnico con le squadre impegnate in vari capovolgimenti di fronte. Blue Orange che ha dimostrato, e lo diciamo senza timore di venire smentiti o comunque di provocare i gesti scaramantici dei tifosi che ci siedono accanto, una Blue Orange che ha dimostrato assolutamente di poter vincere questa partita, una superiorità soprattutto dal punto di vista nervoso, dal punto di vista mentale, una Blue Orange che ha fame di vittoria e dovrà dimostrarlo però in questo secondo tempo che è iniziato da pochi secondi. L'inizio incoraggiante, subito una rimessa conquistata da Luca Bianco che è tornato in campo al posto di Stassi, c'è anche Serva, abbiamo Padovani, Melini, quindi proprio Padovani all'indietro per Bianco, prova ancora a pescare Padovani, poi Melini in anticipo giganteggia sul numero 8 Perino. Ora i Bassotti che provano a gestire il pallone con Cerato. Perino. Minchillo. Profondo per Cerato che viene fermato. Bianco, attenzione sulla velocità, cerca di mettere pressione a Perella che però si destreggia bene, perde palla, uscita del portiere, a valanga su Melini che deve tornare assolutamente. Niranghi per difendere in questa azione che sembrava poter essere gestita con maggior velocità e con maggior quindi incisività da parte dei Bassotti. Rimessa, attenzione a questo pallone in mezzo, chiama a gran voce la difesa, portiere Rovere, esce in qualche modo la Blue Orange, prova Bianco a venirne a capo, il contrasto energico, ancora Enrico Serva che prova con la punta mancina, forse viene fischiato un fallo ai danni di Padovani che era stato atterrato pochi istanti prima. Ricordiamo che si è azzerato il conto dei falli, adesso siamo al primo fallo, al secondo minuto di gioco, un'occasione propizia da calcio da fermo. Nella formazione piemontese manca il pivot Corrado Salzotto, 3 reti finora in campionato, lo abbiamo già ricordato. Per la Blue Orange invece l'assenza pesante di Giustacchini. Parte Melini da lontanissimo, prova la bomba con il collo pieno destro, mira non però all'altezza della rincorsa, dunque Bassotti che possono ripartire con Cerato che scarica per Perino. Ancora Cerato, pallone profondo ma non sortisce effetto questa iniziativa da parte dei Bassotti con la Blue Orange che riparte con Ausenda. Enrico Serva, ancora Ausenda. Serva, scambio prolungato fra i due. C'è la pressione dei Bassotti ma c'è anche la palla profonda per Padovani che riesce a raggiungerla. Non riesce però ad evitare la rimessa in gioco. Perino per Bugge, ancora per Perino, fatica a trovare sbocchi l'azione dei Bassotti in questo inizio di secondo tempo, deve assolutamente superare indenne i primi 5 minuti la Blue Orange. Sfriso cerca profondo un compagno, poi il pallonetto da lontanissimo che non sorvola di molto la traversa. Bravo Melini a crederci, a provarci. Buona anche l'esecuzione dal punto di vista tecnico. Solo la mira è stata leggermente imprecisa. Ora Serva affronta Perella. Pallone profondo, attenzione, l'ottima giocata da parte del numero 9 Cerato che però incoccia su un Melini in versione muro.
terzo minuto di gioco. Ancora rimpallato da Melini in calcio d'angolo. In questa fase i Bassotti stanno facendo a meno del numero 4 Mirko Cucinotta, che verrà sicuramente impiegato nelle fasi più calde del match. Ovviamente viene preservato a inizio match per poi le rotazioni successive. L'Orange che alla pari fa meno di Luca Bianco. Ancora un fallo del secondo. Importante questa statistica ai fini poi del raggiungimento del bonus per i tiri liberi. A subire l'intervento falloso è stato il numero 9 Padovani. Ma Blue Orange che subito, senza pensarci, gioca questo pallone. Non riesce a gestirlo in maniera ottimale. Poi serva. Prova ad attaccare Perino. Non riesce. Attenzione, c'è un fallo con palla lontana. Si lamenta Perella con Enrico Serva, che viene anche ammonito. E questa è un'occasione ancora una volta regalata alla formazione piemontese. Fallo con palla lontana che potrebbe costare caro. Momento chiave di questo inizio di secondo tempo, quando siamo nel corso del quinto minuto, 16-25 alla fine. Rovere sistema la barriera sulla quale si posizionerà. Attenzione, la finta è ancora Rovere col tacco, però l'arbitro ravvisa l'intervento oltre il metraggio consentito da parte di Rovere, quindi si andrà alla ripetizione. Rovere è stato anche ammonito. La finta ha mandato assolutamente fuori giri la difesa della Blue Orange, che si è salvata, ma ora dovrà ancora una volta ripetersi su questo calcio piazzato. Perella appena fuori. Sul punto di battuta c'è Matteo Minchillo, classe 91, la bomba, ancora la respinta della barriera, però ancora sui piedi del numero 10 dei Bassotti, che trova il vantaggio ancora una volta. Dennis Cerato, era stato lui. E adesso testa alta, assolutamente, non è il momento di mollare. Per la terza volta la Blue Orange si trova a rincorrere. Le prime due volte è riuscita a tornare a livello. Deve riuscirci ancora una volta. Attenzione però a questo contropiede, con la palla che è uscita di un soffio, ingannando anche i supporter piemontesi. Ausenda per Padovani. Ancora Ausenda. Profondo per Melini. Blue Orange che negli ultimi minuti non è riuscita a trovare con continuità la via dell'azione offensiva, è riuscita ad avvicinarsi al perimetro. Ripartono allora i piemontesi con un pallone scodellato in maniera approssimativa, sul quale Enrico Serva può fare buona guardia. Ausenda, Padovani, c'è Melini che funge da giocatore più avanzato. Serva col tacco, non si intende con Melini. Situazione difficile, soprattutto dal punto di vista psicologico. Ancora una volta una rete regalata, che va a vanificare gli sforzi enormi della Blue Orange, che ora recupera palla con Ausenda, che però non trova Serva in questa ripartenza. Attenzione ora alle azioni di alleggerimento dei Bassotti, che sono pericolosissimi. Melini, c'è lo spazio per il tiro, il rimpallo non premia ancora la formazione in casa e sarà calcio d'angolo.
15 minuti e 9 secondi al termine, tutti da vivere qui su Liguria TG24 con grande enfasi, con grande pathos. Si fa vedere Perella, prova la conclusione col sinistro al volo, senza grande opposizione, non trova la porta. Allora Usenda che deve accelerare le operazioni, Torre supera e c'è il fallo del numero 6 che viene ammonito. Si trattava di Perella, è il terzo fallo per gli ospiti, uno solo quello commesso dai locali. Lo ripetiamo ancora una volta, è molto importante questo conteggio. Col quinto fallo ovviamente poi si procederà all'esecuzione di un tiro libero, una delle soluzioni che possono cambiare volto al match, soprattutto negli ultimi 5 minuti. Pallone profondo di Ausenda per il taglio di serva che ci arriva con un attimo di ritardo, provano a ripartire i Bassotti con Bugge, l'intervento di Ausenda questa volta evitabile, quantomeno commesso lontano dalla porta. Attenzione a Cerato, la conclusione poi di Bugge che trova prontissimo Rovere nei pressi dell'incrocio a smanacciare in angolo. Momento di sofferenza per la Blue Orange, pronto sul blocchi dei cambi Stassi che nel primo tempo ha impressionato. Serve assolutamente dare una scossa in fase offensiva, vedremo se sarà Stassi. Attenzione, trama ancora una volta il contrasto non regolare, questa volta l'arbitro forse intimidito dalla presenza a pochi centimetri della panchina piemontese che ora si fa sentire. L'arbitro adesso va a redarguire il giocatore in panchina, sarebbe stato un fallo importante questo, si sarebbe entrati quasi in odore di bonus. Trama bene in pressione Stassi, eccolo qui, tornato in gioco il mancino. Pallone profondo per Trama che lo raggiunge, controllo difficoltoso sulla linea di fondo, non riesce a metterla in mezzo anche per l'ottima chiusura di Gabriele Sfriso, ma attenzione a questo pallone profondo. Intanto prova la conclusione col destro al volo Perella che forse non si è reso conto del compagno che stava per inserirsi sul secondo palo. Buon per la Blue Orange che adesso gestisce per vie orizzontali. Trama, Ausenda ancora per Trama, si libera molto bene ancora una volta, per la seconda volta consecutiva l'arbitro non ravvisa il fallo. Siparietto fra l'arbitro e Trama, molto sicuro nella sua decisione che noi ci sentiamo di non condividere, però insomma l'arbitro è un fattore nello sport, lo rispettiamo come tale. Attenzione a Bianco che però riceve il cartellino giallo in panchina. Non bisogna perdere la testa, c'è tutto il tempo per poter rimettere in piedi questa partita. 13 i minuti, 17 secondi, conto falli a favore. Non bisogna perdere la testa. Sicuramente non è il miglior momento per la Blue Orange, ma non bisogna assolutamente subire un altro gol che segnerebbe un solco difficilmente colmabile. E allora Trama che gestisce il pallone con la suola, prova a girarsi da solo, la conclusione respinta dal portiere, poi ancora la pressione, questa volta situazione dubbia che viene risolta a favore della Blue Orange. Rimessa laterale a favore della formazione arancio-nero con Ausenda che era andato a colpire duro su un contrasto assolutamente regolare Minchillo che ha accusato il colpo, il giocatore classe 91 costretto probabilmente a qualche istante di cura, riesce comunque a rimettersi senza particolari problemi. Allora è Stassi che appoggia ancora Ausenda. Stassi
cerca il corridoio centrale, recupera il pallone dopo averlo perso, però attenzione al 2 contro 1. Pallone in mezzo, attenzione alla deviazione in scivolata di Torre, salvata con un istinto incredibile da parte di Rovere. Suona la carica dalla panchina Melini. È il momento di tenere duro, denti stretti. Stassi, Torre, Ausenda, gli apre lo spazio Stassi, si getta in mezzo, poi trama, ancora Stassi, per Ausenda in mezzo, cerca ancora una volta Stassi, pallone troppo lungo e troppo veloce per incontrare la deviazione di Stassi, allora Bassotti che possono ripartire con Cerato, poi Bugge. Attenzione a questo pallone in mezzo, la combinazione qui, i Bassotti graziano la Blue Orange con questa conclusione di Cerato, corpo all'indietro, pallone sparato oltre la traversa, occasione non sfruttata e speriamo che la legge non scritta del calcio anche nel calcio a 5 valga. Dunque gol sbagliato, gol subito, rientra in campo Bianco proprio per aumentare il peso della formazione Orange. Bianco dentro per Trama, Trama cerca la Veronica su due avversari, ancora Trama, ancora Trama messo a terra, l'arbitro non interviene ancora una volta, terzo intervento dubbio che anche ancora una volta rischia dal punto di vista disciplinare di sfavorire la Blue Orange. Conto falli dunque che rimane fermo sul 3-2, tre quelli commessi dai piemontesi, due da quelli commessi dai liguri. Buona la pressione da Blue Orange che recupera palla con Torre che questa volta viene trattenuto, cinturato da un avversario alle spalle, quarto fallo, situazione importante, potrebbe essere la svolta del match. Ora i Bassotti devono assolutamente controllarsi in maniera maggiore. Intanto Trama carica il tiro, Trama scivola anche nella rincorsa, peccato, poi Bianco col sinistro al volo e qui l'arbitro avrebbe potuto lasciar correre in quanto Bianco era andato al tiro in maniera assolutamente coordinata. Ravvisa un gioco pericoloso, probabilmente una gamba alzata, momento in cui le decisioni arbitrali rischiano di pesare. Non riesce a destreggiarsi in mezzo a tre Matteo Minchillo. Pallone in mezzo, grande l'anticipo di Torre, poi Bianco che però rinvia sui piedi della formazione piemontese, il pallone che carambola dopo la deviazione di Rovere in rete. Incredibile quanto accaduto. Quattro a due per i Bassotti quando mancano 10 minuti e 39 secondi, risultato che assolutamente può essere recuperato. Blue Orange che deve crederci, Blue Orange che adesso deve profondere però il massimo sforzo e trovare il prima possibile il gol del riavvicinamento con Trama che viene atterrato ancora una volta, quinto fallo per la formazione dei Bassotti, a commetterlo è proprio l'ultimo marcatore Matteo Minchillo, quinto fallo, quinto fallo, momento clou del match. Ora il sinistro di Bianco, il sinistro di Bianco per riaprire il match e poi 10 minuti assolutamente da vivere in apnea col fiato sospeso. C'è Trama, ma probabilmente andrà Bianco, no, è proprio Trama che prova col destro la deviazione in calcio d'angolo. Attenzione perché probabilmente il portiere è salito in maniera eccessiva, forse è per questo che si lamenta Trama. Anche Coach Basta ovviamente si lamenta. Calcio d'angolo
pallone in mezzo per Bianco, però poi la palla sfila per Torre, ancora al sinistro, ancora un rimpallo, poi attenzione a Stassi con la punta, trama, ancora calcio d'angolo, assedio blu orange, bisogna azzannare la preda, è il momento, ancora un calcio d'angolo, pallone scaraventato in mezzo con la forza, ancora una rimessa in gioco per la blu orange, trama per Bianco, ancora sulla destra per Torre, ancora Bianco, gestione matura del possesso con Stassi che cerca profondo, Torre anticipato questa volta in maniera regolare, possiamo dirlo, scucchiaiata ancora per Minchillo, affrontato da due avversari, stavolta lamentarsi nella parte di tribuna occupata dai tifosi piemontesi. Bianco, Torre, Torre lavora con la suola, Torre ancora fuori per Bianco, carica al sinistro, viene contrato, attenzione, attenzione, attenzione al contropiede, Bianco però ci mette una pezza, Cucinotta viene aggredito da dietro, attenzione, è assedio blu orange, ma attenzione alle ripartenze, bisogna mantenere il sangue freddo per quanto possibile, essere partecipi anche alla fase difensiva. Bianco, pallone profondo per Cerato, troppo lungo, lo controlla Stassi, 9 minuti 10, un'eternità nel calcio a 5, un'eternità. Bianco, Torre, ancora Bianco per Stassi, preso in controtempo, però riesce a servire Torre. Torre difende bene col corpo, fa scorrere questo pallone sul quale Stassi non ha creduto di poter arrivare. Attenzione adesso alla controfuga, viene sbilanciato Torre. Incredibile, incredibile ancora una volta, incredibile ancora una volta. Decisione salomonica. Forse inizialmente il fallo era stato di Torre, che poi però è stato spinto nettamente. Si riprenderà con una rimessa. Cucinotta che sistema il pallone, prova a gestirlo con calma. La formazione piemontese che in vantaggio di due gol adesso deve gestire. Torre per Stassi, Stassi allarga con l'esterno per Melini, Bianco, ancora Melini, ancora per Bianco, Torre, Torre cerca di girarsi, due uomini su di sé, conquista la rimessa, ancora contestazioni per questa decisione arbitrale, partita che rischia di sfuggire di mano, attenzione a Bianco che evita l'intervento killer da parte di Minchillo. Infatti dalla panchina gli fanno notare che la formazione giallo-blu è già arrivata al quinto fallo, il prossimo fallo potrebbe essere veramente deleterio. Minchillo all'indietro per Cerato, poi la parata ancora una volta risolutiva da parte di Rovere. Ovviamente in queste situazioni indispensabile l'esperienza da parte di Cucinotta. Bianco, Bianco prima pensa di lanciare profondo, poi gioca palla a terra, la soluzione è quella giusta, qui incespica sul pallone Melini dando l'alazione dei Bassotti. Bianco, il fallo ed è il sesto fallo, dunque momento chiave dell'incontro. Sarà tiro libero. Sul pallone Melini. Lo diciamo per esorcizzare. La Blue Orange ha sbagliato 7 tiri liberi fin qui in campionato. Lo diciamo per esorcizzare. Melini contro Sfriso. 7 minuti e 48 al termine, l'occasione più ghiotta per ridurre il passivo e per iniziare realmente un'altra partita. Rincorsa lunghissima di Melini.
momenti palpitanti, situazione che potrebbe capovolgere le sorti del match. In tribuna si sprecano gli scongiuri, una situazione di gioco che aveva già condannato la Blue Orange in diverse partite del campionato, anzi nella maggioranza delle partite del campionato. Allora Melini, lo seguiamo col fiato sospeso. Melini, la conclusione ancora una volta, viene alzata sopra la traversa da Sfriso, non l'è perduto. Possesso ancora Blue Orange, possesso ancora in zona offensiva, pallone all'indietro per Torre che mastica questo sinistro sul quale stava per intervenire Padovani. Time out giustamente chiamato da coach Franco Basta quando mancano 7 minuti e 45 secondi. Ricordiamo la situazione dei falli, 6 per quanto riguarda i Bassotti, 2 per la Blue Orange, che dunque può ancora gestire. Gruppo compatto attorno a coach Franco Basta, dall'altra parte invece Luca Eboli cerca di tranquillizzare i suoi, eloquente la gestualità, palmi delle mani aperti, mentre Franco Basta cerca di riordinare le idee. Vedremo se verrà utilizzato il portiere di movimento, sicuramente un'opzione che prima o poi in questo match dovrà essere sfruttata. Vedremo se lo farà in questa occasione dopo il time out oppure negli ultimi 5 minuti. Tornano in campo le squadre, staremo a vedere se vi saranno nuove opzioni offensive. Rimane in panchina Stassi, c'è Bianco, c'è Torre, c'è Padovani, c'è Melini, quindi non cambia nulla. Pallone lungo per Minchillo che aggancia molto bene, in mezzo a due non riesce a mantenere il possesso, allora Bianco che può battere rapidamente per Torre. Bianco, Melini, largo per Torre. Bianco, Torre col sinistro, tiro centrato. Bassotti che ora cercheranno un lancio lungo sul quale però fa buona guardia Torre. Melini prova a partire da solo in mezzo a due, non riesce a superare l'avversario diretto, si trattava del numero 3, il capitano Giovanni Costanzo. Pallone per Cucinotta che lo gestisce da par suo, poi Minchillo ancora all'indietro per Cucinotta che prova a smistare per Cerato che viene contrato in rimessa laterale. Ora si moltiplicheranno le situazioni di gioco rotto, dunque servirà grande concentrazione ma soprattutto grande disposizione al sacrificio. Costanzo, Cucinotta ancora per Costanzo, pressione alta della Blue Orange, viene elusa però molto bene, fortunatamente ci sbagliamo perché l'ultimo passaggio impreciso e allora Torre che fa ripartire i suoi. Bianco deve sterzare, tornare all'indietro per ancora Torre. Padovani, ancora Torre, cerca spazio la Blue Orange, non lo trova. Melini controlla il pallone, lo smista ancora su Torre, ancora per Melini, cerca il buco la formazione arancionera, poi buona questa combinazione centrale, non riesce però a trovare l'impatto pieno col pallone Torre che lo sporca leggermente all'esterno, pallone che termina alto sulla traversa. Ancora un pallone lungo, sarà il leitmotiv di questo finale di gara. Bassotti che ovviamente non hanno interesse a riversarsi in massa nella metà campo avversaria. Costanzo, la combinazione per Cerato che però non sortisce effetto. Allora Minchillo ancora all'indietro per Costanzo. La pressione Blue Orange che ancora una volta mette in crisi la formazione piemontese. Sarà rimessa. 5 minuti, 51 secondi.
lo ripetiamo ancora una volta, un'eternità, un'eternità. Due gol di passivo da recuperare in 5 minuti e 50. Minchillo fermato regolarmente, scena più teatrale che calcistica. Qua Melini invece resiste, Melini resiste al contrasto, poi mette il pallone fuori giustamente per consentire l'ingresso del medico sociale. Blorange che adesso cambia qualche cosa, entra in campo col numero 7 di nuovo Trama. Ricordiamo che la Blue Orange paga a carissimo prezzo l'assenza di Capitan Peoserva, ancora fermo ai box per un infortunio non particolarmente grave, ma di quelli veramente difficili da recuperare in pieno, soprattutto dal punto di vista psicologico. Bianco per Trama, ancora bianco, anticipato però in questa occasione Padovani. Bisogna difendere con ordine. Cucinotta mette ordine fra i suoi. Costanzo ancora lì indietro. Cucinotta, non c'è pressione, bisogna salire a pressare più alto. Attenzione però a Cerato che supera di slancio Trama. Cosa ha visto l'arbitro? Ammonito Torre, ma un abbaglio, in questa occasione è un abbaglio purtroppo. Intervento nettamente sul pallone, pulitissimo. Si ironizza anche qui in tribuna, anche da parte piemontese, questo la dice tutta sulla veridicità di questo fallo. Sempre brutto parlare dell'arbitro, che comunque l'abbiamo già ripetuto, è un fattore del gioco, come tale va rispettato, come autorità va rispettato. Certo è frustrante vedere fischiato un fallo di questo genere che fortunatamente non sortisce effetto. Pensate se in questa occasione i Bassotti avessero segnato. Attenzione però a Trama, lo seguiamo e c'è ancora un intervento falloso, è il settimo, ci lascia anche la scarpa Trama. Clamoroso, ancora un capannello intorno all'arbitro, si lamenta Costanzo, il capitano piemontese, ma ha ben poco da recriminare. Il fallo è netto ed è il settimo. Bianco a 4 minuti e 38 secondi dal termine, ha ancora una volta sui piedi l'occasione di cambiare il volto al match. Bisogna spezzare la maledizione dei tiri liberi, bisogna spezzare la maledizione di quello zero nella casella dei punti in campionato. Per farlo bisogna segnare questo gol e poi gestire alla grande il finale. Attenzione al sinistro di Bianco, la rincorsa breve, Bianco la conclusione ancora una volta però deviata da Sfriso. Continua a soffrire la Blue Orange, è una maledizione che sembra non volersi interrompere. Attenzione a Minchillo che serve in contropiede Cerato, è il 5-2 e questa volta veramente ci sembra difficile poter immaginare una rimonta, ovviamente il tempo lo consentirebbe, 4 minuti e 28 possono veramente aprire a un ventaglio di soluzioni inimmaginabili in questo momento, però ci sarà da valutare anche l'impatto psicologico di questo quinto gol che rischia realmente di affossare le speranze della Blue Orange. Qui Sfriso in due tempi riesce a bloccare il pallone. Serva, attenzione a Rovere che esce proprio al limite, scende ancora a terra il numero 9 Cerato. Qui veramente siamo passati dal teatro alla tragedia greca,
normale poi che gli animi si scaldino. Adesso Davide Bianco con Trama, muso duro. Bianco ha spintonato Trama, ovviamente può starci un momento di nervosismo in questa fase del match, però ovviamente non va assolutamente bene, non va assolutamente bene, non va assolutamente bene. Si può perdere, ma non bisogna assolutamente perdere la calma e perdere la faccia e la dignità. Questa Blue Orange in questo campionato, l'abbiamo già detto in fase di presentazione, ha più volte ben figurato, ha raccolto molti meno punti rispetto a quelli meritati, ha sempre offerto prestazioni più che convincenti, più che dignitose, e deve continuare a farlo anche in questo finale di gara, un finale che può riservare ancora qualche sorpresa. È difficile, è senza dubbio difficile, ma bisogna provarci. Il campionato non può finire dopo questa gara, sicuramente può starci di perdere uno scontro diretto come questo, ma non bisogna perdere la calma. Il campionato è lunghissimo. Bianco lungo per Torre, che addomestica bene con la punta Torre, ma ci arriva con la mano di richiamo Sfriso, anche sfortunata la Blue Orange. Bianco, Bianco lotta come un leone, deve cercare di incanalare il suo nervosismo in tensione positiva, in tensione che possa trascinare i compagni a quello che sarebbe veramente un miracolo. La divisione di serva però non riesce a trovare la porta. 3 minuti e 13, scorre impietoso il cronometro alle nostre spalle, scorre impietoso. Bisogna rincompattare le fila in campo in questo momento, oltre a Rovere, Bianco, Enrico Serva, Torre e Ausenda. E questo è il quintetto che sarà chiamato a gestire il finale. Bianco non riesce a recuperare il pallone, ferma comunque l'azione avversaria. Espulsione per Torre, che significa anche inferiorità numerica, anche se per un lasso di tempo abbastanza limitato, però ormai siamo in chiusura di partita, dunque probabilmente la Blue Orange chiuderà pressappoco in inferiorità numerica. Ora Bianco va a scusarsi con Trama in panchina per l'episodio di poco fa, sicuramente poco edificante, ma in un percorso di crescita di una squadra in un momento difficile può anche starci la caduta in basso, e forse oggi si tocca il punto più basso, ma è proprio dal basso che si può ricostruire un gruppo, una mentalità, una solidità mentale che questa Blue Orange ha già dimostrato di avere. Conclusione alta. Ora vedremo come gestirà questi 2 minuti di inferiorità numerica la Blue Orange. Bianco conquista la rimessa intanto. Serva deve attendere che Ausenda s'allacci le scarpe, se no l'inferiorità numerica diventa doppia e la situazione veramente si fa impossibile. Bianco, profondo per Serva, ancora Bianco però che interviene. L'intercetto, ancora il fallo. E giustamente il fallo viene ravvisato. Se non andiamo errati è l'ottavo fallo, significa terzo tiro libero. Vediamo se in questa circostanza riuscirà a interrompere una maledizione che ormai dura da 9 tiri. Cinque a due il risultato. Nei piedi di Bianco la possibilità di accorciare. 2 minuti e 35 al termine. Bianco, tiro libero. Ci prova Bianco e questa volta la palla entra in rete. Forse nel momento in cui serve meno, ma quantomeno la reazione
di carattere con la formazione Orange, con un uomo in meno. Ne abbiamo viste di tutti i colori nel calcio a 5, ma recuperare un passivo di 3 gol con un uomo in meno sarebbe veramente un'impresa quasi da leggenda. Attenzione, il palo salva la Blue Orange, attenzione a Bianco che può ripartire con serve anticipato. Poteva essere una buona occasione. Cucinotta deve cercare di addormentare il ritmo, lo può fare dall'alto della sua esperienza. Bugge, ancora Cucinotta, all'indietro per Costanzo. Ovviamente circolazione tranquilla della sfera, rovere, salva tutto sull'inserimento di Costanzo. Ovviamente un granatiere Costanzo, una sfida titanica fra i due capitani delle formazioni di Blue Orange e Bassotti. Bisogna tenere duro fino in fondo. Bianco aggredisce molto alto, potrebbe venire il momento anche di Stassi. Vediamo Franco Basta cosa ha in mente per gestire questo finale di gara complicato con l'uomo in meno, con 2 gol da recuperare. Abbiamo visto che è possibile anche segnare con l'uomo in meno. La Blue Orange ha soluzioni limitate, probabilmente recuperare palla e cercare ancora di subire il fallo. Attenzione però in questa occasione, situazione troppo ghiotta per Cucinotta, che segna il gol del 6-3, che a questo punto chiude in maniera definitiva l'incontro. Anche se mancano 1 minuto e 10 secondi, possiamo dirlo già, la Blue Orange non riesce a interrompere il filone di sconfitte. Anche oggi una prova più che dignitosa. Chiuso il primo tempo sul 2-2, la formazione degli ospedaliti non è riuscita nel secondo tempo a imporsi. Intanto il time out chiamato da Franco Basta, che cerca di tirar fuori le ultime energie nervose dai propri uomini. Bassotti invece, che hanno da gestire 3 gol di vantaggio in 1 minuto e 10, situazione abbastanza confortante. È il terzo 6-3, dovesse essere questo il risultato finale subito da Blue Orange, un risultato che ancora una volta non rispecchia i valori che emersi sul campo, ancora una volta un risultato che penalizza oltremodo. Ora portiere di movimento Torre, pallone in mezzo, anzi era Trama che ha cercato l'inserimento di Ausenda. Ancora qualche problema con gli scarpini, Ausenda col petto, ancora per Rovere, la conclusione rimpallata. Bianco, attenzione, il pallonetto da lontanissimo sul palo. Rovere può ripartire. Bianco, bisogna accelerare le operazioni quantomeno per chiudere a testa alta. Bianco, pallone quasi perso, ma ancora Bianco, un gladiatore, cerca anche il rilancio su Trama, non trova però il compagno. Minchillo cerca di superare Bianco, non ce la fa. 25 secondi al termine, serva Bianco, ancora serva per Ausenda in mezzo a 3 avversari, il pallone che l'MLM termina in rete. Una delle più classiche situazioni nel finale di gara di calcio a 5, con la squadra col portiere di movimento, perdere palla significa al 90% subire il gol, che a questo punto è ininfluente, però bisogna ancora stringere i denti e uscire
dal Pala San Camillo, ancora una volta a testa alta, ancora una volta con la consapevolezza che questa formazione può raggiungere la salvezza. Deve assolutamente però sbloccarsi, deve farlo prima della fine del girone d'andata, deve farlo se non fra le proprie mura su uno dei campi toscani o piemontesi che il campionato propone. Risultato finale dunque: i Bassotti si impongono per 7-3 sulla Blue Orange. Dopo un primo tempo equilibrato terminato sul punteggio di 2-2, la formazione di Franco Basta non è riuscita nella ripresa a gestire con continuità la fase offensiva, subendo poi le ripartenze, qualche errore individuale di troppo, però non ce la sentiamo assolutamente di dare addosso ai ragazzi che si sono impegnati come al solito al massimo. Una occasione di crescita, se vogliamo vederla in maniera sportiva, però ancora una volta la Blue Orange esce senza punti e, nonostante, come dicevamo, i complimenti degli avversari e del pubblico, i complimenti non fanno punti. Appuntamento dunque con il calcio a 5 fra 2 settimane. Ricordiamo la programmazione di Sport TV con Liguria TG24, canale 216 del digitale terrestre, ogni venerdì alle ore 20.55, in replica alle 24, e poi il sabato alle ore 9.25 e 21.55. Da Gerson Maceri è tutto. L'appuntamento a fra 2 settimane ancora con il calcio 5, ancora dal Pala San Camillo.